L'astrologia è un'altra materia molto interessante per esplorare, la nostra vita e le motivazioni che ci hanno portato a fare questa esperienza sulla Terra. Il tema natale, secondo il mio punto di vista, dovrebbe essere fatto da tutti, perché è un po' il nostro libretto di istruzioni. È come comprare un frigorifero e non avere letto il libretto di istruzioni, non sapere come si usa. Ovvio che si possono fare tanti tentativi, ma il rischio di romperlo, di non usarlo al meglio, questo chiaramente è probabile. Avere il libretto di istruzioni di ognuno di noi dovrebbe essere basilare. Ci sono stati tipo l'India dove prima di prendere una persona in un lavoro chiedono il tema natale per capire con chi hanno a che fare, perché effettivamente il tema natale indica veramente capacità o incapacità di una persona in determinati settori della sua vita. Il tema natale è fatto da un grafico che adesso andremo a vedere un po' in maniera molto esemplificativa, dove sono sviluppati i nostri pianeti all'ora di nascita, come si erano predisposti nell'ora di nascita in cui siamo nati noi, giorno, ora e luogo di nascita. E questo grafico ci dà la possibilità di comprendere qual è innanzitutto il nostro, la motivazione per cui, che cosa siamo venuti ad apprendere in questa vita, e dal punto di vista materiale e dal punto di vista animico. Quindi si andrà a vedere lo sviluppo della vita dal punto di vista materiale, quindi che cosa, come tenderò ad amare una persona, se tenderò a fare famiglia o meno, se tenderò ad avere amori molto brevi piuttosto che lunghi e molto familiari, se tenderò, che tipo di lavoro tenderò a fare, che tipo di lavoro sono portata a fare. Quali energie posso mettere in campo, quali sono i miei talenti, quali assolutamente sono le mie difficoltà e quindi come posso fare a rimuovere queste difficoltà ed aiutarmi in qualche modo a venire ad andare verso un nuovo tipo, un nuovo sviluppo. E questo dal punto di vista materiale. Dal punto di vista animico, invece, l'astrologia mi indica qual è il percorso della mia anima, quindi che cosa, con quali buchi animici sono arrivato a questo mondo e quali devo quindi colmare, che cosa devo imparare. Se, per esempio, mi sono scritta che per molti anni vivrò molti amori di tipo molto frustrante, sarà perché magari devo imparare ad avere maggiore autostima di me piuttosto che qualche altra ragione. Quindi quello che andiamo a fare con il tema Natale è proprio comprendere fino in fondo che cosa devo sviluppare anche a livello personale, animico. Adesso vediamo un attimo il grafico Natale, di un tema Natale esemplificativo, solo senza andarlo a leggere, ma solo per farvi capire che cos'è un grafico Natale e come viene letto. Questo è un esempio di un grafico natale dove vengono segnati i vari i segni zodiacali, le case che indicano poi in quale settore della vita si sviluppano possibilità o difficoltà. Poi ci sono i vari pianeti che tra di loro sviluppano dei segni che sono o possono essere dei segni a favore o possono essere dei segni contro, vuol dire che in determinate questioni della nostra vita avremo maggiore facilità oppure difficoltà a seconda di quello che c'è scritto nel nostro tema natale. Ci sono opposizioni, trigoni, sestili, quince, quadrature, sono tutti segni che vengono a definire quanto avremo fluidità in un settore della nostra vita piuttosto che difficoltà. Per ognuno di noi il tema natale è diverso, anche nei temi natali dei gemelli ci sono delle diversità. Quindi per ognuno di noi ha il suo personalissimo sviluppo e il suo personale progetto di vita. Leggere un tema natale aiuta una persona a capire qual è il suo personale progetto di vita. Grazie.